Sveglia. È il 22° giorno. Vuoi del tè? Latte con schiuma se ne hai? No. Cioccolata calda? Zero. Pepsi? Ho solo il tè. A te non piace il tè? Io però lo prendo volentieri. Tu cosa bevi? Ho portato una Monster da casa. Non è rifatta così. È davvero così importante? È il 22° giorno. Dovresti fare qualcosa. È la tua giornata questa. Non buttarla. Perché me l'hai data con la faccia sbagliata? Mi hai offerto del tè. È stata gentile. Non la voglio gentile. Aspettavo questo giorno. Non so se sarà meglio degli altri, forse sarà tristemente nella media. Dipende da me comunque. Perché sei triste? Io non sono triste. A volte mi sembra di essere in uno spazio liminale, in una di quelle foto che trovi su internet scattate chissà dove. Una stanza vuota, dal pavimento appannato. Ci ho respirato a lungo, troppe volte. Conosci questo luogo? Come posso rispondere senza incastrarmi in una bugia? Non ci sono stato, ma ci ho vissuto per sempre, da sempre. È così che ricordo il paradiso. E ci sei stato, in paradiso. Ma che cazzo dici? Da quant'è che sto camminando in un bosco? Ancora che facciamo questa cosa noi due? Cosa? Questa, la lobby lobata. Che cos'è la lobby lobata? Lobby lobata, sostantivo femminile. Tendenza a ricadere per propria volontà o involontariamente in una sequenza o gag ormai abusata e priva di efficacia, riconducibile alle prime esperienze di scrittura adolescenziale. Credo di essere orario patico, tipo crono qualcosa, non so come cazzo, che praticamente mi sveglio la mattina alle 7 ed ho un'intera giornata davanti, è come se potessi fare un sacco di cose. Mi sveglio alle 10 ed è una giornata buttata. Come si chiama una persona del genere? Stronzo. Perché adesso sono in 4/3? Sei tornato indietro, ad un altro giorno. Lo fai spesso.
Mi hai portata in paradiso. Stai zitto. Aiutami a trovare un formato per il 22° giorno. 16 noni non va bene. Forse lo voglio solo più cinematografico. Prova con un rapporto 7 a 2. 6 a 1? 15 a 1. Ma che formato è? Formato fessura. Ottimo per... spiare nella vita di qualcun altro. Mi fa cacare. Preferisco vivere la mia di vita. E se fossero 22 giorni che spii una vita che non è tua? La vita di Lobbilob. Io sono Lobbilob. No. Sì, sono io. Guarda la sceneggiatura. Cazzo. Mi tremano anche le mani, guarda. Non lo so perché. È così da sempre, è come se ci fosse qualcuno che tenta di uscire. Sarò bipolare, avrò la sindrome della doppia personalità, non lo so. Dimmelo tu, che cos'è che sono? Sempre uno stronzo. Che ti è successo? Che mi è successo? Non carichi più niente su YouTube. Alla qualità serve tempo. Però non sei mai soddisfatto. No. E vorresti creare di più. Ho la testa piena di idee, forse per questo mi fa male. E poi il mondo sembra scorrere troppo lentamente. È come se un giorno ne durasse 365. E comunque preferisco parlare con te piuttosto che col mio dottore. Ammazzo il tempo. Perché non ammazzi il dottore? Nel cassetto del bagno c'è una pistola. Stai... Perché stai ridendo? Stai fingendo di ridere. Non dovrebbe far ridere. Ma lo sai che è proprio una bella idea? Va sempre peggio. Scusa se ti ho trattata male. Sei stata gentile. E comunque stavo cercando il bagno. Mi sa che non l'hai trovato. Mi sa di no. Ho trovato una spiaggia invece. Pazzesco. A volte la vita va così. Forse dovevi trovare una spiaggia. Vai a capire. Come mai ti sei tinto i capelli di blu? Avevo chiesto una spuntatina al parrucchiere. Avrà capito male. Gli avevi chiesto solo una spuntatina? E di farmi la tinta. Ma lo sai come sono i parrucchieri. Come? È un peccato che il 22° giorno sia finito. L'ho aspettato per così tanto tempo. Lo sai, mi sa che non finisce così. Guarda. È appena apparso il titolo. Di solito il titolo appare all'inizio di qualcosa.
Quest'alba somiglia ad un tramonto. Sempre a lamentarti, stai. Non mi rompere il cazzo.